Pronto soccorso dell'ospedale Maceratese. È un intervento molto atteso, erano molti anni che si lavorava per questo obiettivo. Oggi diamo alla città di Macerata e a tutti quelli che si servono di questo ospedale un impianto di 1800 metri quadri per il pronto soccorso, un investimento di 3 milioni, la possibilità di lavorare meglio, di avere spazi adeguati, di poter accogliere più persone e di poter funzionare nella maniera che tutti quanti vorremmo. Non sarà chiaramente l'intervento che risolverà ogni problema, ma certamente fa fare un grosso passo in avanti a questa struttura che sempre più diventa punto di riferimento di un'area più vasta e quindi con necessità di essere più accogliente. Immagino che i cittadini, gli operatori, tutti quanti si rivolgeranno a questa struttura o ci lavoreranno, lo potranno fare da oggi con una qualità diversa, con risultati diversi, in quello che è uno dei punti più sensibili della sanità, è proprio il pronto soccorso, quindi uno di quelli più attenzionati, quindi è con maggior soddisfazione da parte di tutti. Nel corso del suo intervento, durante la conferenza, ha ribadito quanto sia importante fare sempre meglio. Sì, la sanità ha questa necessità, l'evoluzione tecnologica, farmaceutica, organizzativa richiedono costanti investimenti e impegno di tutti quanti, un aggiornamento continuo, una prospettiva costante di crescita. Il bene che trattiamo è il bene più prezioso, la salute dei nostri cittadini, e per farlo sempre al meglio non ci si può fermare, quindi cantieri, attività, sostituzioni di tecnologie, nuovi sistemi sanitari, quindi organizzazioni fatte in maniera diversa devono essere all'ordine del giorno. Non è possibile pensare di dare la qualità dei servizi rimanendo come si era, bisogna accettare questa dimensione del cambiamento come una dimensione strategica per la qualità nei servizi. Se ne è discusso a lungo, ospedale unico regionale, a che punto siamo? Beh, noi abbiamo un piano complessivo per tutte le aree vaste di avere un ospedale punto di riferimento che non esclude che ci siano altre strutture a servizio delle aree più interne, insomma meno servite dal punto di vista dei collegamenti e della viabilità, ma che racchiude in sé tutta la potenzialità. Sono arrivate le candidature delle varie realtà, anche diciamo in attesa perché veramente tutti si sono candidati, questo ha aggiunto un po' di complessità nell'analisi delle varie soluzioni, ma insomma arriveremo nel giro di qualche mese a definire e partire con tutto il percorso. Lavori avvia al breve anche all'ospedale di Tolentino? Sì, Tolentino è in capo alla lista delle infrastrutture da riqualificare a seguito del sisma. Nel mese di giugno, la seconda metà, verrà redatto nella cabina di regia nazionale il primo piano delle opere e quindi è chiaro che chi ha priorità 1 entrerà in quel piano. Abbiamo chiesto al direttore Maccioni di non aspettare quel momento e di attivarsi subito. Lì si tratta di realizzare una nuova struttura in sostituzione perché hanno valutato che è più conveniente farla nuova piuttosto che ristrutturarla, quindi un'ala verrà probabilmente demolita, rifatta ex novo con tutta quella qualità in termini di sicurezza, impiantistica che corrisponde anche qui ad un livello di servizi e di sicurezza maggiore di quello che avevamo in passato.